Cioè, praticamente quando tu schiacci questo tastino qui, ciao a tutti! Come potete capire da questo aeroporto, dall'aria molto scandinava, siamo in Scandinavia, più precisamente a Oslo. È stato un po' un trauma passare dai 38 gradi della Tanzania ai 0 gradi di Oslo. Ma non solo per la temperatura, ma perché io fino a 3 giorni fa ero in queste condizioni. 40.1. Per fortuna si è tutto risolto con una semplice intossicazione alimentare di quelle potenti, ma che si risolvono con scene poco gloriose passate in bagno. Eppure dopo qualche tonnellata di antibiotici sono vivo e sono qua. I batteri africani hanno vinto molte battaglie, ma alla fine Nasca ha vinto la guerra. Bene, ma qual è il motivo per cui sono qua? Il motivo è che Citroën mi ha invitato a fare un viaggio di 3 giorni molto speciale, in cui non solo visiterò le meraviglie... Yeah. Niente, stavo per essere ucciso da un poliziotto norvegese perché non si può filmare lì dentro, sono stato recuperato. Sono qui con Max e Chiara. Cavolo, ci facciamo qua in Norvegia? Noi andiamo a Capo Nord. E tu vieni con noi per un pezzo. Che figo. Perché voi siete partiti da Milano? Sì, siamo da Milano, abbiamo attraversato tutta l'Europa, siamo stati a Oslo questi giorni e adesso siamo qui con te. Figo. A prenderti e andiamo avanti. Bellissimo. Bene, partiamo per questo piccolo viaggio, vi farò vedere quel pezzettino di Norvegia che loro mi mostreranno e che ho già visto, ho già sbirciato su Google, è una figata pazzesca. Bene, dopo molte ore di viaggio, come potete vedere ormai è notte fonda, siamo arrivati a Lillehammer. No, non è assolutamente notte fonda, sono le 16 e 17. Sono le 4 e un quarto ed è già notte. Come fa la gente a vivere d'inverno qua così? Pensate sopra il circolo che il sole non lo vedono mai per 6 mesi. Tra l'altro, a giudicare dalla quantità di atleti che ci sono in questo hotel e dal pullman fuori con scritto World Cup, sa che c'è la Coppa del Mondo di salto con gli sci? Anche perché venendo qui si vedeva la pista di sci illuminata. Pazzesco, io non ho mai visto così tanta gente, tutta estremamente fit, nella palestra di un hotel. Sento una sega. Ma che fatica a tornare a allenarsi dopo il virus. Mentre qua si ascolta l'Amour Toujours è spuntato incredibilmente il sole, guardate là, non ci crediamo. Ringraziamo ovviamente Gigi Doug per aver fatto uscire il sole. Ovviamente è mezzogiorno e 3 minuti e il sole durerà ancora pochissimo perché tra tipo 2 ore ci sarà il tramonto. E noi pranzeremo al tramonto. Fa molto ridere. Mamma mia. Comunque qua le autostrade non esistono perché come vedete sono tutte statali. Il sole è già sparito. Vabbè. Siamo in viaggio da 3 ore, l'obiettivo è arrivare a Molde. Molde? Molde. 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 Ci arriveremo tra un paio d'ore. 13.47 ora d'arrivo. Esatto. L'ideale per un bel pranzetto al tramonto. Nel nostro viaggio per Molde abbiamo visto una cosa e ci siamo dovuti fermare perché è stranissima. Prima di farvela vedere, cioè, voglio farvi notare. Uno dice vado in Norvegia, si creperà di freddo. Ci sono 10 gradi. Comunque è anomalo. Ce ne dovrebbero essere meno 15. Comunque siamo in mezzo a questa vallata e guardate che bella, la chiesetta alle mie spalle e soprattutto il cimitero intorno. È pazzesco. Cioè in Italia di solito cimitero è una zona chiusa, recintata. Qua invece no, c'è il cimitero così, all'aperto. È strano, suggestivo. Just wanna be alone with you. Tanto stiamo girando intorno a un fiordo,
primo fiordo della vita che vedo. È pazzesco perché non sembra mare, sembra lago. L'acqua è calmissima, pulitissima. Ti avrebbe quasi voglia farci il bagno se non fosse a un grado. Pazzesco, uno spettacolo bellissimo. Tra l'altro siamo in macchina da 5 ore e non si sente neanche la fatica. Infatti uno dei plus di questa macchina sono proprio i sedili. Sono stati studiati apposta per il comfort. E poi lì potete vedere, vedete che hanno questa forma particolare con queste imbottiture. Quindi il risultato è che quando ti siedi, oltre a stare comodo da far paura, non senti il peso dei viaggi lunghi. Ok, siamo arrivati a Molde. Avete visto che spettacolo le immagini della macchina sul fiordo col drone? Una figata. Come potete vedere, beh, in realtà non lo vedete perché ho regolato la telecamera che si veda qualcosa, ma qua è praticamente buio. Sono le 3:10 e il sole è tramontato 5 minuti fa. Mamma mia. Comunque sembra molto carina. Questo è l'hotel. Adesso posiamo giù la roba e faremo un giretto della città. Questi sono gli hotel quelli seri. Entri e ti puoi servire da solo di biscottini e vin brûlé. Oh, ragazzi. In Norvegia hanno questo strano modo di piegare le coperte, per cui, cioè, tu arrivi, non è che ti trovi il letto fatto, ma ti trovi il piumone piegato in tre, messo. Perché? Buondì, oggi è mercoledì, c'è un vento freddo che voi non ci avete l'idea, infatti c'è il mare che è tutto increspato lì dietro, non vado a filare se no mi iberno. Comunque oggi è il giorno in cui faremo la fantastica Atlantic Road, una strada pazzesca, che è proprio uno dei motivi per venire in Norvegia, quindi preparatevi, perché sarà incredibile. Ok, ci siamo finalmente arrivati ad Atlantic Road. Io me la sono dormita tutta perché vi ricordate ieri che vi parlavamo dei sedili comodi? Ecco, abbiamo scoperto che qui c'è un tastino magico. Cioè, praticamente quando tu schiacci questo tastino qui, niente, quando lo schiacci sul monitor compare, vedete, c'è cat paw, che sono le zampine del gatto, wave, stretch, lumbar. E praticamente qui ci sono tutta una serie di pistoncini che ti massaggiano la schiena, è bellissimo. Quindi usciti dall'hotel io naturalmente l'ho attivato e... Ok. Pronti? No, fa troppo freddo fuori. Le condizioni dell'Atlantic Road. Ma oh, che vento! Madonna! Bene ragazzi, questo è l'inizio di Atlantic Road. Ci aspettano 10 km di strada fatta tutta di ponti che passa sulle isolette in mezzo ai fiordi. Una roba pazzesca. Diciamo che non abbiamo beccato il giorno fortunato, ecco, mettiamola giù così. No, guarda la GoPro come è conciata. Io come faccio ad andare sul drone con sto vento? Non lo ritrovo in Russia. Ragazzi, proviamo l'impresa del secolo, mandare sul drone in queste condizioni. Guardatelo, perché potrebbe essere l'ultima volta che lo vedete.
drone non bastava la batteria perché doveva lottare contro vento, quindi l'ho fatto atterrare qua in una radura. Spero di trovarlo. Ma cazzo, scavalco io sta roba. Lo vedo, 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 vedo. Eccolo! Ah! Ta-da! Ah! Aio, aio. Ok. Secondo voi dovrò buttarla questa Canon? Quando tornerò a casa. Che trauma, sono completamente fradicio. Certo che venire in Norvegia con i jeans non è stata una grande idea. Per fortuna ho dei pantaloni di ricambio, quindi mi cambierò nel baule. Perché vi ricordate quando nella Stelvio mi ero infilato nel baule? Per vedere quanto era grande? Ecco, questo è ancora più grande. Infatti una delle caratteristiche di questa macchina è che ha un baule gigantesco. Talmente grande che Nazca ci si può cambiare. Guardate quanto è grosso sto baule. Sì, è veramente enorme. No, ma guardate quanto è grosso sto baule. È strabiliante. Quando sono bagnati ti si incollano. No, ma dal video vi rendete conto di quanto è grande? Io ci sto 6 volte qua dentro. Che figo la camera vista mare. Oddio, beh, no. Ma sono... Ma sono proprio a strapiombo sul mare, che figo! Guardate qua! Oh. No, è bellissimo questo hotel! Se non fosse che il sole tramonta tra un quarto d'ora... Oh, non riesco a chiudere la finestra, fuori c'è la tormenta! Dai! Ok, ce l'ho fatta. Siamo scampati alla bufera, siamo appena arrivati a Kristiansund, città dove finisce il mio viaggio e da dove domattina ripartirò per tornare a Milano. Bene, bene, eccomi di nuovo a casa. La risposta alla domanda... Secondo voi dovrò buttarla questa Canon? E sì. Purtroppo nel mio ostinarmi a riprendere sotto la bufera di neve è entrata l'acqua dentro e non funziona più bene il jack del microfono. E comunque nel frattempo ne ho dovuta comprare un'altra. E io vado! Detto questo, Atlantic Road. Nonostante le condizioni meteo disastrose che abbiamo trovato, e vi giuro che dal video non rende l'idea, ma non si riusciva a stare in piedi, cioè c'erano raffiche di vento a 60 km/h e il drone in modalità sport a manetta ne fa 67. Quindi non vi dico andare contro vento, andavo avanti a 7 km/h. Non mi capacito di come questa caccolina di drone abbia fatto a resistere. Nonostante le condizioni meteo disastrose, quella strada era pazzesca. Questi ponti che fanno la curva a strapiombo sul mare, con le montagne innevate sullo sfondo, poi le isolette, il mare incazzato, le navi, i relitti, veramente bellissimo. Chiara e Max poi hanno continuato il loro viaggio verso Capo Nord, ci sono arrivati e hanno fatto delle foto incredibili di notte con l'aurora boreale. Mi è spiaciuto non poterli accompagnare fin lì, ma il lavoro qui a Milano mi chiamava. Anche perché vedere l'aurora boreale è uno dei miei sogni, quindi è una cosa che prima o poi devo fare. Detto questo, la nuova C5 Aircross si è rivelata una macchina fantastica, mi ha davvero sbalordito. La cosa che più mi ha colpito, come ho evidenziato nel video, è il comfort. Perché tra sedili massaggianti e riscaldati, il baule è immenso, enormi vani portaoggetti, si sta veramente da Dio lì sopra. Inoltre, una cosa che non vi ho detto è che ha un sistema di sospensioni chiamato Progressive Hydraulic Cushions, che la rende ancora più comoda. Praticamente mentre guidi e ci sei sopra hai questa sensazione di galleggiare. E oltre a questo anche tante funzioni che mi hanno colpito che adesso vi racconterò. Partiamo dal cruscotto, che sembra quello di un'astronave. Ed è proprio quello di cui parlavo nella recensione dello Stelvio. Non so se vi ricordate. Criticavo il fatto che sulla Stelvio ha messo il cruscotto con le lancette, mentre qui è un televisore LED che ti dà mille informazioni sulla macchina, navigazione, che è davvero figo. Ci sono anche ben 20 aiuti alla guida e vi elencherò soltanto i principali perché sono davvero tanti. Partiamo dal Highway Driver Assist.
Questo funziona prevalentemente nelle strade a scorrimento veloce, tipo autostrade, superstrade, tangenziali. Una volta che lo imposti e imposti la velocità, questo sistema mantiene la velocità e soprattutto la adatta in relazione alla macchina che hai davanti. Quindi se hai una macchina davanti che va più piano, il sistema rallenta per mantenere la distanza da quella davanti. Ma non solo, questo sistema tiene anche la macchina in carreggiata. In pratica rileva la corsia e muove il volante di conseguenza per mantenere la macchina in traiettoria. In pratica è come se la macchina si guidasse da sola. Solo che questo per legge non è possibile. Quindi questo sistema funziona solo se tieni le mani sul volante. Questo perché sì, la macchina ti aiuta, ma comunque devi sempre essere tu quello che ha il controllo della vettura. Ed è pazzesco perché sentivo che mentre guidavo il volante si muoveva per tenere la macchina nella traiettoria. C'è poi il park assist che rileva il parcheggio e aziona lo sterzo di conseguenza per aiutarti a parcheggiare. C'è la visione a 360 gradi, che è un sistema che con una serie di telecamere collocate intorno alla macchina ti dà una visione dall'alto. Quindi tu sullo schermino vedi la macchina dall'alto e vedi quello che circonda la macchina. Ed è una figata perché sembra davvero un drone che ti riprende dall'alto. E ce ne sono poi tantissimi altri, come il sistema di partenza in salita, il sistema di controllo dell'angolo cieco con un allarme che suona quando hai una macchina nel punto cieco e non la vedi. Ci sono poi tantissime funzioni di connettività per smartphone, la ricarica wireless, il navigatore, che sono tutte funzioni che gestisci dal monitor secondario, quello che c'è lì sulla destra, ma che puoi vedere anche nel cruscotto. C'è poi il solito manettino per regolare le varie funzioni di guida e ci sono 5 funzioni. Standard, neve, fuoristrada, sabbia e ESP off, a seconda dei vari terreni che vai ad affrontare. Questa macchina uscirà brevissimo, quindi per tutte le info su prezzi, allestimenti e motorizzazioni vi consiglio di cercare su Google, anche perché se dovessi elencarle tutte qui finiremmo questo video domani. Con questo video non solo ho voluto mostrarvi le cose pazzesche che ho visto in Norvegia, quindi una sorta di travel vlog, simile a quello della Tanzania, che, parentesi, se vai sul dizionario italiano si dice Tanzania, ma la pronuncia etimologica, ovvero quella pronuncia che si rifà a come viene detto il nome nella lingua originale, è Tanzania, perché gli inglesi dicono Tanzania, i tanzanesi, tanzaniani, oh mio Dio, non lo so, gli abitanti della Tanzania dicono Tanzania, quindi io ho voluto utilizzare la pronuncia che usano loro. Ma oltre a fare il travel vlog ho voluto anche mostrarvi le caratteristiche di questa macchina che ho avuto a disposizione per 3 giorni. Bene, con questo è tutto, io ci tengo immensamente a ringraziare Citroen per avermi invitato a fare questo viaggio e Chiara e Max che mi hanno accompagnato in questi 3 giorni. Grazie anche a voi come sempre che mi seguite e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!